Ed eccoci qua ancora da Matteo Bordiga. Buonasera per il quarto match. Il quarto match di questa sera. In campo adesso Atletico Madrink e Dominos Legends. Un incontro sicuramente interessante ad alti contenuti tecnici fra due squadre particolarmente dotate dal punto di vista tecnico. Andiamo a leggere le formazioni. Il Madrink in campo con Manfrin, Scotto, Roveda, Mirabella, Baglioni, Lauria, Canci e Negri. Per quanto riguarda invece, e anche il numero 10 Bianchi, vediamo. Per quanto riguarda invece i Dominos Legends, ci sono Lussardi, Crescenzi, Bellomo, Padula, Buonasera, Cruciato, Menoni, Martino e Cavallo. Il numero 9 ci pare, sì, è lui, Lauria. Va dunque Lauria a battere questo calcio di rigore contro il portiere dei Dominos, Lussardi. Rigore che sarà procurato lui stesso. Andrà a battere di destro Lauria. Prende una rincorsa media, parte Lauria, al tiro, la rete, spiazzato il portiere dei Dominos, palla in gol e vantaggio per il Madrink, 1-0 a poco meno di 2 minuti dal fischio d'inizio, il gol segnato da Lauria. Che però interviene, Canci può ripartire il Madrink, lancia in avanti verso Canci, è solo Canci, sull'uscita di Lussardi non riesce a toccare in rete, allarga il pallone, secondo, la soluzione più difficile, occhio intanto adesso al tiro e alla grandissima parata del portiere, posta per l'azione, il passaggio, attenzione davanti al portiere, c'è la palla che rimane lì, traversa clamorosa, parte, anzi no, un tocco corto per Bellomo va con il destro, palla piazzata, rimpallata sotto porta, Manfrin interviene miracolosamente su Padula e quindi ancora poi Bianchi può tirare, Lauria gira in porta, miracolo del portiere, Canci tiro alto, ancora vicinissimo al raddoppio, partirà dalla sinistra il corner, palla messa fuori, poi ancora sotto porta la girata pericolosissima dopo una serie di rimpalli effettuata dai Dominos. Il pallone sul sinistro, finisce intanto in questo istante il primo tempo che termina con il Madrink in vantaggio per 1-0 sui Dominos Legends. Il gol, ricordiamolo, su rigore segnato da Lauria. A tra pochissimo per la ripresa. Sì, soltanto da azioni un po' casuali, da palle buttate in avanti, tiro intanto dalla distanza operato da Martino con Manfrin, appunto, che deve distendersi e mettere in corner. Bellomo lancia lungo come da copione verso Crescenzi, e questo è lo schema prevalente da parte dei Dominos, pallone lungo in avanti, intanto il tiro, il gol, il raddoppio di Bianchi per il Madrink, tiro con il sinistro rasoterra, palla nell'angolino, ci ha provato allungandosi di piede ad arrivarci Lussardi, non ce l'ha fatta, e il gol del 2-0 che dunque sancisce il raddoppio per il Madrink. Prova a riscattare i suoi precedenti errori, il tiro, la grande parata sulla sua sinistra del portiere Lussardi, sì, c'è il tiro, c'è il gol del 2-1 del Dominos, lo ha segnato con un calcio di punizione molto preciso e piazzato in maniera impeccabile, lo ha segnato il giocatore numero 13, Menoni, e il gol del 2-1. Poche difficoltà ai giocatori verdi a, ripetiamo ancora una volta, a costruire l'azione. Tiro intanto di Canci con palla parata dal portiere Lussardi. Menoni, il tocco quindi per Negri, il tiro, Negri, attenzione, contratto, ancora Negri, poi per Lauria, la parata miracolosa ancora sotto porta del portiere Lussardi. Il numero 2... Cavallo, che però poi la perde, quindi Lauria, poi il tiro e questa volta c'è il gol, il gol del, festeggia anche l'arbitro intanto, vedete, c'è il gol del numero 3 Roveda, che mette a segno la terza rete del Madrink, sotto porta Roveda batte il portiere avversario, niente da fare per lui, avanti ancora con il giocatore che va al tiro, la palla fuori, ha tirato in porta ancora una volta Menoni, lancio di Manfrin per Negri, controlla, tiro, rete, il gol del 4-1 per il Madrink, controllo sicuro da parte di Negri, palla poi piazzata sotto il 7 alla destra del portiere Lussardi in uscita, niente da fare per lui, tra i suoi attaccanti. Ecco ancora Baglioni qua che può andare al tiro, poi serve invece Lauria, si gira Lauria al tiro, questa volta si mangia il gol del 5-1 Lauria. Lancio in avanti con l'intervento difensivo di Bianchi che esce via molto bene, palla al piede, 2 dribbling ottimi di Bianchi, poi una grande azione di Bianchi che salta tutti, Bianchi davanti al portiere, ha segnato Bianchi il gol del torneo, un gol straordinario per Bianchi, e su questa azione l'arbitro sancisce la fine dell'ostilità, ha saltato praticamente tutta la squadra.
squadra avversaria. Bianchi davanti al portiere ha trovato di destro il pallone del 5-1. Grandissimo gol di Bianchi dopo una veronica pregevolissima, tra l'altro anche ai danni di un avversario. Vince nettamente un Madrink travolgente, 5-1 sui Dominos Legends.